Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramica e Redobagno. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Buonasera, buonasera amici di Globes Television, siamo in diretta come sempre dagli studi di Globes TV. Vincenzo Lacorta a condurre l'ennesima puntata di Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, come sempre post gara dell'ultimo incontro del Catania che, come sappiamo, ha avuto luogo al Partenio Lombardi con il punteggio finale di 2-2, quindi una bella prestazione tutto sommato. Possiamo dire che il Catania ha fatto tutto da solo, dal rigore parato ai due gol di vantaggio, ai due gol del redivivo Redan, oggetto misterioso fino a pochi giorni fa, e poi riesumato e salito alle cronache dei quotidiani irpini, sicuramente con voti altissimi per la doppietta che ha rifilato alla nostra retroguardia. Quindi vogliamo cominciare con la presentazione di chi è con noi in studio e chi ovviamente ci segue via Skype, come non cominciare naturalmente da Sabina Rossi. Buonasera Sabina. Buonasera Vincenzo, buonasera agli ospiti in studio che tra non molto andremo a conoscere, buonasera a tutti coloro che stanno al di fuori dello studio ma che sempre tifosi sono e buonasera a tutti coloro che ci contatteranno nel muro di Calcionate i commenti in casa rossa-azzurra. Per mettervi in comunicazione con noi potete farlo con il 340 051 1286 che è la nostra linea WhatsApp, mentre potete direttamente telefonarci allo 095 81 88 650, la nostra linea urbana. Vi aspettiamo anche perché insomma in questo momento siamo tutti contenti e felici, diciamo che con questo pareggio sì, insomma, una buona prestazione. È stata buona prestazione, ma ne parleremo nel corso della serata. Assolutamente, abbiamo oggi due graditi ritorni nei nostri studi, il primo il giudice Santino Mirabella, grazie Santino, buonasera a te. Buonasera a voi, grazie del gradito invito perché per me è un gradito ritorno. Grazie, grazie a te. E ancora l'avvocato Lorenzo Pucci, Lorenzo buonasera. Grazie dell'invito e buonasera e ben ritrovati. Bene, da quella parte dello schermo ritorna tra di noi un redivivo direttore d'edito, Renzo Stroscio, buonasera. Come ti senti? Da ben ritornato, sto un po' meglio. No? Ecco, allora domani sarai della partita? Sì, sì, ormai la voce l'ho recuperata, insomma, ci siamo. Benissimo, d'accordo. E abbiamo, come sempre, sull'altra postazione Skype anche il nostro opinionista Tino La Vecchia. Tino, buonasera anche a te. Buonasera Vincenzo, buonasera Sabina, al direttore e ai due cari amici che si trovano in studio. Ciao Tino. Davvero... Ciao Santino, ciao. Ciao, ciao Lorenzo, mi fa davvero piacere vederli in studio, perché non che gli altri siano di meno, ma la loro presenza è garanzia di puntata seguita e di puntata con spunti davvero competenti. Bene, grazie. Allora, grazie, ho avuto grazie. Questa ottima introduzione di Tino, un attestato di stima. Certamente a Tino non manca la voce, questo l'abbiamo appurato, voce squillante e brillante. E allora cominciamo con vedere le frequenze della nostra TV, così facciamo un piccolo ripassino. E possiamo andare tranquillamente a sponsorizzare i canali per eccellenza, quindi 15-18 del digitale terrestre per quanto riguarda le frequenze in Sicilia, il canale 268 invece per quanto riguarda la stessa tecnologia sulle frequenze nazionali, poi il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, la pagina omonima del programma sul canale Facebook Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, poi le ultime arrivate Local TV e Cyber TV. Con Cyber TV tutti i nostri fratelli rossazzurri possono seguirci tranquillamente da ogni nazione del globo terrestre, e poi Globus Network Italia, l'app per i cellulari per poterci seguire tanto in video quanto anche per i programmi radio, audio. Ecco, vai, già cominciano Sabina ad arrivare i commenti dei nostri tifosi sulla partita che abbiamo visto sabato pomeriggio alle 15. Per esempio Claudio Fichera ci scrive
già ci addentriamo, diciamo, in ambito, certo, partita. Siamo qua per questo. Esatto. Vorrei segnalare l'errore di Toscano: avrebbe dovuto inserire Quaini sul 2-1 e forse avremmo vinto. Di questo ne parleremo tra non molto, anzi ne approfitto al professore Tino D'Avecchia di stare oculato, perché deve rispondere a tutte queste cose bellissime. Va bene, ma io sono pronto. Sì, sempre Claudio Figuera ci scrive: prendere il Benevento mi sembra dura, faremo i playoff che, come sappiamo, sono un terno all'otto. Salutiamo anche Food Chef Toto. Buonasera a tutti voi, ottima trasmissione, complimenti alla redazione, ma soprattutto al direttore. Forza Catania sempre, un bacione a Sabina Rossi, grazie, ti saluto. E anche... anche se non si ricorda, come, io mi ricordo di tutto, come non mi ricordo di lei? Food Chef Toto, Food Chef Toto, mi ricordo di lei, Food Chef Toto. Dalla Germania, certo. Dalla Germania, Germanien addirittura. Va bene, allora, a chi facciamo rispondere questa... Ma facciamo un piccolo giro, un dai, piccolo così giro, facciamo, dai, un flash, esatto, sulla gara, esatto. Un po' in tanti hanno, anche qui in diretta, durante la trasmissione, in studio, Lainò ci lamentava, Angelo Lainò lamentava questa tardiva sostituzione di Quaini, perché dice con 13 uomini a disposizione di movimento, solo due in panchina, visto che non si era tenuto conto dei ragazzini, evidentemente bisognava un po' coprirsi prima per difendere quel 2-1. Così non è stato e abbiamo preso il 2-2, ma ovviamente il tizio Redan evidentemente ha trovato veramente due situazioni. Il secondo gol è stato veramente molto bello, ma lui è stato lasciato solo di tirare, solo libero di tirare. Santino. Comunque queste sono le considerazioni del senno del dopo, poi, del dopo. Perché se poi invece avessimo vinto improvvisamente, inaspettatamente questa partita, che comunque, certo, non era nelle previsioni, avrebbe detto che è stato un mago, era riuscito a fare tutte le sostituzioni giuste. Molte cose sono fatte poi col senno del poi. La soluzione in sé aveva una sua logica, ma teniamo presente la situazione incredibile in cui ci siamo venuti a trovare, sì, cioè con una squadra, appunto con 13 giocatori, se non sbaglio in banchina per fare un numero c'erano due portieri pure. Due portieri, come, quindi, come spesso è successo quest'anno. Ma sì, fare una cosa di questo genere è onestamente, cioè se succede una cosa di questo genere c'è onestamente da riflettere, ed è un problema che vorrei approfondire, però forse non è la puntata preferita di questo, perché avremo fortunatamente un ottimo ospite a breve, certo, che ne e parlare. Metterlo in ambascio su domande sulla società sarebbe un problema, ma però, sull'aspetto sportivo sicuramente sì, sull'aspetto sportivo, sull'aspetto certamente, di chi potrà rientrare, chi, quello, cosa vuol, certo, fare il, certo, Catania a gennaio, questo ne potremo parlare sicuramente, certo, là immagino anche volendo cosa dirà, però il direttore è il miglior acquisto del Catania di quest'anno, quindi avremo un ottimo interlocutore, un ottimo ospite, però bisogna vedere, ripeto, che tipo di situazione vogliamo affrontare. Se vogliamo affrontare la singola partita è un conto, e sì, diciamo che c'è al andata... momento fermiamoci alla partita. Vabbè, che diciamo che c'è andata di lusso. Benissimo, Lorenzo. Sì, allora innanzitutto, se non ricordo male, le due sostituzioni possono definirsi tra virgolette forzate, perché le ha utilizzate per sostituire due giocatori ammoniti. Giustissimo. Peraltro, come diceva giustamente il dottore Mirabella, qualora avesse portato in porto il risultato pieno, che è mancato, è venuto meno solo 8 minuti prima della fine della partita, avrebbero parlato di un mago della panchina. Per me rimane lo stesso un mago della panchina, perché con soli 11 giocatori in campo e solo due di movimento utilizzabile, a meno che di non voler rischiare i 2006-2007 presenti, sì, in panchina, ha dovuto attendere di utilizzare i due senior, Quaini e Luperini, per tamponare delle falle che nel corso della partita si sarebbero verificate, come poi è accaduto. Lorenzo, perdonami, Luperini al rientro. Luperini al rientro, che era un problema di minutaggio. Sì, che... E agganciandomi brevemente, ma non polemicamente, a quanto detto il dottore Mirabella, considerato che i lungodegenti, chi per infortunio autonomo, chi per trauma da scontro fisico, incomincia a insinuarsi il dubbio sulla tenuta atletica dei ragazzi e quindi su coloro i quali ne gestisce la preparazione atletica e soprattutto chi ne cura la riabilitazione, perché c'è un problema e non possiamo andare avanti così.
per esempio domani già sarà un problema per schierarne 11. Se il tecnico ha dato già delle dichiarazioni che sono molto esaustive, ora poi le ascoltiamo. Ma chiaramente non si potrà fare un turnover. No, lo farà. Era quello che volevo. Sì, lo farà, però a nostro lo farà facendo giocare i ragazzi. Chiaramente sacrificando la Coppa Italia. Sì. Tra un po' la ascoltiamo. È un peccato sacrificare la Coppa Italia. Allora, ecco, sì, ascoltiamolo che può essere utile anche per rispondere a tutto il resto. E poi subito dopo facciamo intervenire il direttore. Cominciamo con la clip. Ci sono stati pochi giorni per preparare questa partita, però poi sono cose che devi affrontare. Abbiamo cercato di recuperare un po' di energie fisiche e mentali per chi ha giocato la partita di sabato. Stiamo preparando e prepareremo tra oggi e domani la partita di domani sera in Coppa Italia, dove vogliamo dare un'opportunità ai giovani del Catania di indossare questa maglia e di giocare in questo stadio glorioso davanti ai propri tifosi e assaporare cosa significa giocare per il Catania. Per qualcun altro servirà fare un po' di minutaggio che magari è lontano dai campi di gioco da qualche settimana, quindi la stiamo cercando di preparare nel miglior modo possibile. Noi conosciamo loro, ci rincontriamo dopo poche settimane e ci conosciamo abbastanza bene, diverso, la Coppa Italia e il campionato sono due competizioni diverse. Noi vogliamo fare una buona gara, onorare questa competizione, cercare di vedere all'opera qualche ragazzo che in futuro potrebbe dare il suo contributo al Catania. Mi aspetto che risponda bene dal punto di vista mentale, a prescindere da chi scenderà in campo, di tenere il campo nella maniera giusta, di cercare di giocare con coraggio, con personalità, di rimanere in partita con lucidità, concentrazione il più possibile, perché quello poi fa la prestazione. Però sono convinto che i nostri giovanotti, insieme a qualche altro calciatore d'esperienza, potrà uscire una buona prestazione da parte nostra. Eccoci rientrati, primo piano sui nostri ospiti che sono elegantissimi, bellissimi, oggi bellissimi, bellissimi. Complimenti, perché sono, siete veramente carini. Sono in tenuta professionale. Bisogna saperle portare. Sì, certo. L'abito non fa il monaco. No, io che oggi sono leopardata. Va bene, allora abbiamo sentito Mister Toscano. Che te ne pare di Mister Toscano, Sabina? Allora, mi piace molto Mister Toscano. Io penso che in queste ultime partite lui sta optando per l'inserimento di Stoppa in avanti. E in questo io sono sicura che questo ragazzo andrà molto bene e ci farà vedere, ci darà tantissime soddisfazioni. Stoppa definito il calciatore con il viso da bambino, dicono tutti così. Intanto siamo al secondo gol consecutivo. Il calciatore con il viso. No, vabbè, io lo vedo sempre da lontano dalla tribuna oppure lo vedo a casa. No, ha un viso molto con lineamenti molto giovanili, in effetti. Andiamo a parlare con il direttore, Enzo Stroscio. Allora, impiego dei giovani è stato chiarissimo il mister. Perché avranno modo di dare una mano in futuro e quindi vengono chiamati all'opera e questi saranno sicuramente forti. Allegra, che è un difensore, ricordiamo, potrebbero essere anche Ciniero, D'Emilio, l'altra punta che ha avuto qualche convocazione. D'Emilio in tre partite ha fatto 5 gol consecutive, 3 gare consecutive e 5 gol con la primavera, chiaramente. Oltre poi Corallo e Privitera. E da sempre. Corallo e Privitera, che essendo la Coppa Italia un campionato diverso dal campionato, scusate, un torneo diverso dal campionato, non dovrebbe richiedere l'utilizzo dei giocatori in lista. Quindi potrebbe esserci spazio finalmente per Privitera e Corallo. Vediamo un po' cosa succederà. Enzo. Mettiamo chi. Dicevo che da sempre noi abbiamo creduto nei giovani e anche nelle conferenze stampa abbiamo sempre detto che l'inserimento dei giovani a partita ovviamente tranquilla e serena e sarebbe stata una cosa utile e positiva. Io penso che Catania a partita tranquilla e serena non ne abbia avute, perché se tu fai un 3-0, 4-0, faccio un esempio, li puoi inserire a valanga. Questo non è successo e si è fatto sempre di virtù. Se avessimo vinto con la squadra dell'Avellino contro i Lupi saremmo stati quarti,
Invece adesso siamo in una rete di sesti posti con un sacco di squadre ed è un peccato, veramente un peccato, potevamo affrontare meglio le altre squadre. Due giocatori non mi sono piaciuti, D'Andrea, a prescindere dal gol, no, troppo nervoso, c'era poco che venivano espulsi assieme all'altro giocatore dell'Avellino, e un altro Carpani che è stato graziato dal signor arbitro, il quale insomma lì in quel caso un giallo non lo toglie a nessuno, perché il fallo è stato veramente banale, il secondo fallo, forse il primo magari era diverso, ma il secondo fallo era da giallo e quindi da rosso. Quindi lì stendiamo un velo pietoso e stiamoci zitti. Ah, la panchina troppo stretta, presuppone un'altra idea di come deve essere il Catania, che credo che ancora nel libretto pagamenti abbia almeno una trentina di giocatori, per portarne poi 15, quanti sono, di cui due portieri, insomma. Qui bisogna rivedere un po' cosa succede a Natale, e se i due giocatori di rango possono essere recuperati non al 10%, al 20%, ma almeno all'80%. Bene, grazie Enzo. Comunque, per onestà intellettuale, diciamo che Carpani ha fatto un ruolo non suo, sacrificandosi come il Luperini di qualche settimana fa, che abbiamo Ma non si criticato fa aspramente quello che ha perché anche fatto lui lui giocava nel fuori ruolo. Enzo, Sì. nella zona di rigore non si fa quel fallo lì, dai. È troppo eclatante, troppo Ma non è evidente. stato comunque un fallo cattivo, eh? Non è stato un fallo Non parlo di di cattiveria, gioco. parlo di fallo. Io penso che l'arbitro, tutto sommato, è stato abbastanza Evidentemente voleva prendere la giusto. palla, il giocatore avversario lo ha anticipato e ha preso il piede. Comunque, vabbè, quello che è stato è stato. Diamo la parola anche a Tino e soprattutto agganciamoci a quella domanda fatta dal nostro. Anche perché Tino, subito dopo ce n'è un'altra Ecco, domanda, va qui devi bene, rispondere. d'accordo. Ok. Comunque, alla domanda già risposto il giudice Mirabella, citando un poco Manzoni, perché in effetti del se e del ma sono piene le fosse. Sì, Col se e col giustissimo, ma è giustissimo. normale, guaini di qua, guaini di là. Io sorvolerei sull'affare guaini, pur riconoscendo la competenza del mio caro amico Angelo Lainò, che è veramente una grande competenza. E i giudizi sono condizionati, l'ho detto migliaia di volte e centinaia di volte in tutte le sedi, sono condizionate dal Dai risultato. risultati, certo. E allora, se noi prendiamo, analizziamo il risultato è un risultato prestigioso per il Catania. In quelle condizioni credo che non potesse fare di più. È andato 2 volte in vantaggio, non si è chiuso, è ritornato in vantaggio, poteva fare con D'Andrea il 3-1. D'Andrea è stato nervoso, sì, ma è stato abbastanza vivace. Finalmente il D'Andrea che conoscevo dal periodo del Cerignola. Per quanto riguarda il calciatore dell'Avellino, era secco quest'anno, ma Sì. quello è un goleador. Ha segnato 10 reti nella Triestina. Lo so, lo È so. un attaccante abbastanza forte. Sì. Il 2-2 è giusto, non dimentichiamo che l'Avellino ha colpito una traversa Piena, con, sì. sì, con un colpo di nuca all'indietro del regista subentrato, quello Pasquale Festa Campanile, quello Campanile, là che, bravo, bravo. quello che è Campanile, subentrato. Campanile che si è dato un grande E fare, all'ultimo secondo eh? Liotti ha sbagliato davanti alla E Liotti ha porta. sbagliato E davanti alla quindi porta. Io ho pensato che prendiamoci, era sì, dentro. pure io. Liotti ha sempre un Prendiamoci diavolo per questo. capello quando vede il Catania. Prendiamoci questo pareggio che è un pareggio D'oro, d'oro infatti. contro una squadra, a mio avviso, potrei non essere condiviso, che è per organico in assoluto la più forte della Serie C. Esatto. Per me è più forte del Benevento. Sì. Lo Calciatori come condivido. Cancellotti, e non è che ce l'hanno tutti, lo Certo. stesso Patierno che è stato messo a tacere da quel grande portiere che è Peters. Complimenti a Peters. Ma quella è una parata che ha cambiato la partita. Sì. Ha cambiato la partita. In vantaggio 1-0 loro sarebbe cambiato di tutto. E dico ai miei fratelli tifosi, a tutti, e poi chiudo, di non essere così pessimisti. I periodi bui ce li hanno tutte le squadre un campionato di C. Pensate, l'Avellino, dopo la partenza col freno a mano tirato, aveva vinto 6 gare di fila, ebbene ora
e ora ha fatto 3 punti in 4 partite. Sì. Quindi succede a tutti. Speriamo di non fermarci più, perché un Bari ad Avellino vale oro. E io metterei la firma per essere eliminato in Coppa Italia, ma rifilare tre reti alla Gavese. Ancora, professore, non chiudi, perché Antonio 64 scrive un messaggio. Si ha detto e poi chiudo. Ad Antonio rispondo. Ok, buonasera a tutti, carissimo professore Lavecchia. 7 punti nelle ultime 7 gare, non le sembrano un po' pochi, perché parla di promozione, pensa che ci vogliono altri 54 punti. Saluti da Antonio 64, lo salutiamo tutti. Sono 4 nelle ultime 2. Antonio, il campionato è a fasi, che importanza ha 7 punti nelle ultime 7 gare? È un pochettino come la classifica mondiale del tennis. Nel caso il Catania battesse la Gavese, eliminiamo la gara precedente, i punti salgono a 10 e eliminiamo la settultima gara, se posso usare sto termine. Allora Tino, dovremmo preoccuparci, se così fosse, della grande impennata del Crotone, no? In 7 gare, il Crotone è forte dopo la sconfitta. Infatti. Il Crotone ha perso 4-0 in casa con l'Avellino. Da lì si è visto che l'Avellino è una squadra micidiale. Calciatori come Palmiero, Frascatore, D'Ausilio, Sunas. Certo. Ma per la Serie C sono calciatori che non ce li ha nessuno. È più forte del Benevento. Basta vedere i filmati di settimana per settimana, la panchina e lunga. E poi a nostra consolazione c'è un fatto: secondo le mie statistiche, secondo le mie analisi statistiche, quest'anno la quota promozione sarà molto molto più bassa rispetto allo scorso anno. Non ci vorranno i punti della Juve Stabia, sarà la più bassa di tutte e 3 gironi. Perché nel girone A c'è una lotta selvaggia fra Padova e Vicenza. Un punto, mi sembra, no? Una sola lunghezza di distanza. No, se sbagliano di 3 punti. Però il Padova ha vinto 38 punti, 41 punti c'è adesso. Ha vinto tutte le partite, ha fatto solo 2 pareggi. Sì. Tutte le partite. Imbattuto, ha vinto 14 partite e ha fatto solo 2 pareggi. Di punti ne ha 45. Ah, 45. No. E ha vinto tutte le partite. Certo. E il Vicenza ha 3 lunghezze. Nel girone B ci sono altre 2 squadre, la Ternana Pescara. E il Pescara. Sì. Qua apparentemente c'è il Benevento, ma poi è tutto sto Benevento. Ma poi tutto sommato la classifica è anche corta, anche la nostra, anche quella di Serie C. Ma no, è corta. Nel girone C. Perché disprezzare la classifica del Catania? Se sul campo il Catania è quarto, sul campo avrebbe avuto 25 punti dal quarto posto, con tutte le vicissitudini che si sono subite. Sì. Quindi per me in questo momento va bene. Non Aspettiamo, non vedi problemi. No, e se il Cerignola vincesse a Benevento? Squaglia sto grande Benevento, no? E non è che non può succedere. Può succedere. Certo. Squaglierebbe il Benevento. Bene. Ha già messo 3 volte. Bene. Andiamo con gli highlights che sono pronti. Andiamo a rivedere le fasi della partita. Sedicesima giornata del campionato di Serie C. Nel girone C al Partenio Lombardi l'Avellino ospita il Catania. Catania in emergenza con soltanto 17 giocatori convocati, di cui 2 primavere e 2 portieri di riserva. Avellino che invece vuole tornare a vincere, ancora senza vittorie dal 30 ottobre, vittoria che manca dal match contro il Trapani. Dopo 6 vittorie consecutive la squadra di Biancolino si è leggermente fermata, squadre che però vogliono i 3 punti per ambire alle zone nobilissime della classifica. Primo tempo che comincia con un Catania in emergenza che si schiera con la difesa 3, invece l'Avellino sceglie il 4-3-1-2 con le punte che sono Paterno e Redan. Questa l'azione nel primo tempo, orchestrata da D'Ausilio. Frascatore viene toccato da Carpani, già ammonito. L'arbitro non estrae il cartellino giallo perché Carpani era stato ammonito di fatto 1 minuto prima. Questo è il fallo, questo è il gesto dell'arbitro che indica il dischetto. Paterno va dal dischetto, apre il piatto, ma è perfetta la risposta di Betters che tiene il risultato sullo 0-0. Paterno che non torna a segnare
gol che per lui manca proprio dal 30 ottobre. Il Catania quindi riparte con questo destro da fuori di Stoppa, accusa un po' il colpo l'Avellino e Stoppa da questo calcio di punizione fa partire questo destro che si stampa sulla traversa, la palla finisce dalla parte opposta, viene rimessa in mezzo molto bene D'Andrea, di testa attacca il pallone meglio di tutti e lo mette alle spalle di Iannarilli per il vantaggio del Catania al minuto numero 40, il primo gol in stagione per l'attaccante D'Andrea, schierato davanti insieme a Roberto Inglese con Stoppa come trequartista alle loro spalle. Arriva molto bene questo cross da destra ed è perfetto lo stacco di testa da parte di D'Andrea. L'Avellino però comincia molto bene nel secondo tempo, questa palla di D'Ausilio viene forse toccata da Paterno, diventa buona per Redan dentro l'area di rigore, apre il piatto, è la prima volta anche per il giocatore di nazionalità del Suriname. 10 gol l'anno scorso con la maglia della Triestina, ancora secco fino ad oggi, qui apre il piatto dentro l'area, la palla finisce dentro, forse la tocca Paterno quel tanto che basta per renderla disponibile al destro di Redan per il 2, per l'1-1 dell'Avellino. Passa poco però perché il Catania va avanti dalla parte opposta, da questo calcio d'angolo tocca bene di testa il pallone con Di Gennaro, la palla resta lì e il più lesto di tutti è Stoppa a metterla dentro con la suola e a riportare in avanti il Catania per il gol del 2-1 al minuto numero 55, il secondo gol stagionale per l'ex giocatore del Catanzaro. Questo stacco di Di Gennaro viene salvato di fatto da Sounas che salva il portiere ma di fatto regala il pallone a Stoppa che va a segnare il 2-1. Altro calcio di punizione, tocca il pallone D'Andrea che va vicinissimo alla doppietta personale, soltanto la parte superiore della traversa salva l'Avellino, forse anche una deviazione in questo caso da parte del centrocampista appena entrato Rocca. Entra poi Liotti per quanto riguarda l'Avellino sulla corsia di sinistra, va subito vicino al gol con questa conclusione da una posizione molto molto defilata. Vedete intanto anche lo striscione, l'anniversario oggi, 44 anni dal terremoto dell'Irpinia, data molto sentita dai giocatori dell'Avellino. Avellino che poi ci riprova con questo colpo di testa da parte di Campanile che batte il portiere Peterson, viene salvato dalla traversa sul finale, un'altra occasione, lo scarico di Grusso, prende ancora la mira Redan che non aveva mai segnato prima ad oggi in questo campionato, trova due gol nella stessa partita e all'82esimo regala il pareggio all'Avellino, ancora con il destro di fatto dalla stessa posizione, qualche uomo in più tra palla e porta, il risultato però non cambia, è 2-2 col gol dell'Avellino. Bella la finta del giocatore in maglia numero 11, ultima azione sulla destra, questo cross di Regione libera ancora una volta Liotti che salta meglio di tutti e al 94esimo di fatto a tempo scaduto spreca il gol del possibile 3-2, finisce così 2-2 tra Avellino e Catania. Eccoci ritornati in studio, ho visto le pagelle, l'articolo sul Corriere della Sport l'indomani della partita, devo dire che il corrispondente da Avellino ha dato chiaramente un bel 7 a Redan ma con altrettanta onestà intellettuale ha dato 7 a Stoppa, quindi perché Stoppa davvero in un momento felice in continuità da tre gare. E non come diceva il cronista. Vediamo se abbiamo Stupa. Non Stupa, no. Ha detto Stupa. Abbiamo il direttore? Andiamo avanti. Benissimo. D'accordo. Possiamo leggere. Andiamo con qualche messaggio. Con qualche messaggio. Salutiamo Mauro Vaccaro che saluta tutti noi. Il messaggio di Giovanni Marra per Faggiano già diretta. Possiamo Vincenzuan chiedere al direttore Faggiano del perché non ha ritenuto nelle utile che facessero parte dell'attuale rosa i giocatori come Ciance, Cicirelli, Zamarini e Peralta, questo se lo vuole conservare per Faggiano. Giuseppe Arcidiacono, una buona serata a voi Globus, in particolare al direttore Enzo Stroccio, Angelo Riccioli, come ci siamo ridotti con mister 100 milioni da investire per il calcio Catania, questo vabbè, ci stanno anche Giuseppe Arcidiacono su Carpani, che poi non è Carpani, è Carpani e Carpani. Carpani, sono d'accordo col direttore, ha rischiato di farsi buttare fuori lasciando la squadra in 10, secondo me non deve essere giustificato. Piero Pulvirenti, non si tratta di essere pessimisti ma realisti, fin quando non sapremo il perché dei tanti infortuni non possiamo esserne ottimisti. Ed ancora sempre Giuseppe, oggi Giuseppe Arcidiacono ci sta tempestando di messaggi, considerando la verve dell'Avellino e la difficoltà di poter convocare 17 compresi tre portieri, il pareggio
del Catania equivale ad una vittoria, questo sì, ne l'abbiamo anche detto. Un saluto anche a Giuseppe Marino che scrive, sì, ma a nessuno mancano 9 giocatori, è diventata cronica questa degli infortuni ormai, ogni anno sempre infortuni. L'ultimo massaggio sempre da Giovanni Marra, ma tutti i cari esperti in studio ritengono che con quel centrocampo fragile attuale si debba continuare a giocare con la difesa a 3? Beh, difesa 3, difesa 3 va bene? Cari esperti. Difesa 3, cari esperti. Ma al momento, essendo in 13, non credo che possiamo fare tanti divertimenti. In effetti il dubbio era quello di uno schieramento di un 4-3-1-2. All'inizio, quando abbiamo visto la formazione, ritenevamo che si optasse per una difesa a 4. Però sì, poi sì, il mister stava, ha mantenuto il suo credo. Infatti, sì, sì. Assolutamente sì. Per me appositamente ha lasciato Guaini in panchina per utilizzarlo in caso necessitasse sostituire qualche compagno. Altrimenti avrebbe dovuto schierarlo nel suo ruolo, perché in questo momento centrocampisti di ruolo c'è solo Verna e Guaini. I tre titolari, ricordo, che sono Di Tacchio, Sturaro, sì. De Rose, e De Rose, che quando c'erano facevano sì che Verna fosse in panchina, adesso è intoccabile e il cambio è a comunque centrocampo. Una delle migliori partite di Verna ha giocato bene, sì, sì, sì. E prima della partita avremmo messo la firma su un pareggio. Ah, come no, come no. Quindi dopo è facile dire che Toscano ha sbagliato. D'altronde, scusatemi se torno su Carpani, non perché io lo voglia difendere, ma dico quali alternative c'erano. Ecco, vogliamo. Probabilmente si riferiscono alla circostanza del rigore. Perché? Perché si è visto chiaramente che ha solo appoggiato la mano sulle spalle. Sì. Non lo ha spinto, non c'è stato fallo. Quello è furbo, quello è un giocatore furbo. E certo, dico, cosa vogliamo fare? Gli vogliamo tirare le orecchie a Carpani? Non lo so. No, non c'era altro da fare che schierarlo, non c'era nessuno. Sì, ma si è procurato tanti rigori. Sempre però si riferivano al rischio che potesse prendere la seconda ammonizione, come dicevamo in studio, sono raccomandazioni che valgono per tutti. Se Santa Claus Bederson non avesse parato il rigore e Carpani veniva anche ammonito e quindi espulso, staremmo parlando secondo me di un'altra partita. Sono raccomandazioni che valgono per tutti, è inutile fissarsi su Carpani, anche Guglielmotti ha Carpani beccato due giocando, stanno giocando fuori ruolo, anche Jimenez sta giocando fuori ruolo, ha preso due gialli nella stessa partita e si è fatto buttare fuori. Ma questo è anche il rischio. Sono raccomandazioni universali. Per chi ricorda la possibilità che Guaini entrasse prima, oltre alle scelte tattiche ci potrebbero essere o delle espulsioni o degli infortuni. Perfetto. Se gli unici due sostituzioni te li giochi velocemente, ti scavi la fossa con i tuoi piedi se le cose dovessero andare male. Ha preferito tenerlo. Ricordiamoci che appena due partite fa Dzeko, che aveva fatto una discreta partita, si è lustrato la spalla, andare fuori Montalto fuori. Io non vorrei che ci infortuniamo noi mentre ne parliamo usciamo qua con qualche problema. Vabbè, facciamo una cosa, andiamo a vedere qualche grafico e così andiamo avanti col programma. Andiamo col tabellone dei risultati, no? Andiamo, eccolo qua. Risultati: 16ª giornata, Picerno Altamura 2-0, Avellino Catania 2-2, Taranto Benevento 0-2, Trapani Latina 4-0, Casertana Giuliano 1-1, Potenza Monopoli 0-1, Crotone Juventus 2-1, Messina Sorrento 0-1, Cerignola Cavese 3-1, Turris Foggia 1-2. Ecco, completiamo con la classifica. Vediamo la classifica che, come sempre, vede in vetta il Benevento a 33 punti, al quale segue Audace Cerignola con 29 punti, a 28 Monopoli, 25 punti Avellino, Picerno, Crotone, Potenza, mentre 24 punti Trapani, Catania, Giuliano, Sorrento, 20 punti Cavese, 19 punti Altamura, 17 Foggia, 16 punti Casertana, mentre il Latina ha 14 punti, 13 punti Messina, 10 Turris, 7 punti Juventus Next Generation e chiude la classifica il Taranto con 3 punti, ma con ci sono delle 10. Sono 10 punti di penalità. 10 punti, punti c'è scritto 4. Okay, okay. Meno 4 non è corretto. Non è corretto, sì. Sono, in totale sono 10. Okay. Ma questa classifica che vi invito a lasciarla è la dimostrazione, è la risposta a tutti quelli che dicevano quando ci hanno dato il punto di penalizzazione, ma sì, ma in fondo un punto saremmo quarti.
guardate cosa c'è, sì, un punto di penalizzazione in un campionato dove ci sono i playoff scombina, diventa tutto, ma in maniera totale, oro colato. Certo. Assolutamente sì. Ha presi 10 il Taranto e 4 la Turris. Ugualmente ringrazia la Juventus Next Gen che si salverà, grazie a questo regalo si salverà quest'anno a colpi di penalizzazione. La Juventus Next Gen ringrazia sentitamente. No, non si salverà lo stesso. Vero, per distacco fra la quart'ultima e la penultima. Ma basterà per le squadre B, basta tanto semplicemente che non si iscriva una squadra, certo, o viene espulsa, certo, o viene esclusa dalla Covisoc, certo, ed il gioco è fatto. Ma i giocatori della Juventus sono che il Taranto completi il campionato. I giocatori della Juventus sono sotto shock perché il girone C hanno scoperto che non era proprio il girone A. Lo ha dichiarato il loro capitano, provenienti dai playoff dell'anno scorso, quest'anno sono tranne i due che sono andati in prima squadra. Un attimino, un ascoltatore ci scrive: buonasera, Pietro Musmeci, buonasera, ma il rigore per il Catania c'era o no? Ma si potenzia, per il Catania. Potenzialmente se fosse stato dato era stato un colpo di mano, era stato un fallo, però la mano mi sembrava attaccata al petto, non sarebbe un rigore regalato, però io non l'avrei fischiato lo stesso, esatto. Anche non ci sono stati particolarmente contenti. Non mi è sembrata male la direzione, la mano, no, l'arbitro migliore è quello che si vede di meno, e questo obiettivamente non si è fatto notare, e se non ne parliamo è un tra l'altro segno. Era la terza esperienza col Catania, mi è sembrato un po', non cerchiamo alibi, l'arbitro è stato assolutamente ininfluente fine del risultato. Infatti restituiamo la parola al direttore, che nel frattempo avrà preso qualche pastiglia per la voce. No, tutte le pastiglie le ho già prese. Direttore è perfetto. No, perché non parlando, è come quando uno si alza la mattina, no? Non parlando durante la notte, hai quella raucedine. E ora ti facciamo parlare al ritmo elevato. Vai, direttore. No, la cosa più importante l'avete detto voi, che chiaramente ormai la partita. Ah, benissimo. Allora, scusami Enzo, ti stoppo. Enzo, ti stoppo che abbiamo il direttore Fagiano in linea. Buonasera, direttore, benvenuto. Buonasera, salve. No, fate finire il discorso. Lo facciamo finire al direttore. Volevo dire. Vabbè, allora la mettiamo direttamente in linea con il direttore Enzo Stroscio. E certo, mentre live. E infatti, andiamo di live. Dai, Enzo. Chiedo a Daniele, innanzitutto, come sta, che è la cosa più importante in assoluto. Tutto il resto è relativo. Complimenti. Va bene. Grazie, capo. Complimenti per la partita di ieri, perché tutti quanti abbiamo visto un Catania qualitativo, è quello che vogliamo vedere, poi a prescindere dalle occasioni. Ma ti volevo chiedere, ma dimmi una cosa, ma perché ti hanno espulso? No, non niente di che, non stavo vedendo casomai succedeva qualcosa da Andrea e il giocatore della Milino Palmiero. Perché già se no presi in area di rigore nostra e dopo al centrocampo, allora mi sono alzato, siccome chi sta in panchina aggettiva non si potrebbe dopo alzare, ma poi dopo, mentre stavo tornando, un dirigente loro forse ha sbagliato a parlare e io non li ho mandati a dire tutto qui, per cui io faccio gli interessi della mia società, per cui io non è che stavo facendo la spia perché si erano alzati 4-5 di loro. Io penso alla mia squadra, penso alla mia panchina, tutto, basta, solo questo. Poi dopo si sono alzati i toni perché all'Avellino devi attraversare tutto lo stadio lì per uscire, e qualche fischio me lo sono preso, però me lo sono preso con affetto, voglio dire, non è un problema. E questo è importante. L'altra cosa che ci hanno chiesto in moltissime settimane, in questi giorni, diciamo, tanti nostri amici, e la situazione veramente della panchina, che è stata cortissima, forse una delle più corte della Serie C o di altre serie. E la situazione non è bella, perché ma ad Avellino mancavano tre giocatori che avevano giocato titolare, però questi discorsi, vi dico la verità, forse noi ne stiamo pagando più degli altri, però tutti che abbiamo infortuni non mi piace parlare di queste cose, perché e poi noi abbiamo qualche aggregato pure dalla primavera, dall'inizio del campionato, e siamo questi e ci dobbiamo arrangiare, e purtroppo una volta
volta capita a te, una volta capita agli altri, ma non ci piangiamo addosso. Abbiamo dimostrato che anche se eravamo contati, abbiamo fatto una signora partita, abbiamo dimostrato che quando vogliamo, quando ci abbiamo l'intensità giusta, possiamo fare le partite anche senza fare cambi. E poi ben vengano i recuperi di tutti, che ci stanno, non posso essere bugiardo, ma ci stanno mancando, ma queste mancanze i ragazzi sanno che chi gioca poi deve dimostrare che è un giocatore importante per il Catania e deve dimostrare anche che è un giocatore da Catania. Questo l'hanno dimostrato i ragazzi, gli avevo detto prima della partita, e adesso quando torneranno tutti sarà un bel problema per il mister, ma nello stesso tempo siamo consapevoli di avere costruito una rosa con titolari e riserve quasi allo stesso livello, perché io non parlerei di riserve in questo Catania, parlerei di giocatori utili a quello che dobbiamo fare. Grazie Daniele. Grazie direttore, passo di nuovo la palla allo studio. Allora direttore, buonasera. Una delle cose che ho rivisto ieri con piacere parecchie volte guardando gli highlights è stato sul seguire del gol di Andrea, la corsa del ragazzo verso di lei e gli abbracci importanti che vi siete scambiati, no? Questo perché c'è un rapporto importante. Siamo un gruppo unito col mister, con lo staff del mister, con loro. Sì. È venuto, quell'abbraccio era per tutti, solo che io prima della partita c'ho sto difetto ogni tanto, non lo faccio sempre, di dire fai gol e vieni ad abbracciarmi, come era successo con Carpani. Però è stata fortuna, ma l'abbiamo voluto tutti, perché D'Andrea aveva bisogno di sbloccarsi anche mentalmente con il gol, era importante per lui. Più che altro che per noi, perché per noi lui è fondamentale, ma nello stesso tempo per lui i gol sono fondamentali. L'anno scorso ne ha fatti 17 senza rigori, quest'anno aveva fatto 0 gol e aveva sbagliato un rigore, per cui la media non era al massimo. A proposito di fondamentali, quanto ci stanno facendo divertire ragazzi che lei aveva presentato con grande forza, che rispondono ai nomi di Stoppa, Jimenez, Inglese, veramente stanno dando. Stoppa davvero è una crescita importante. Dispiace pure per Giega, che ha dimostrato che veramente un giocatore importante. Puoi trovare un giocatore di quella struttura con il piede sinistro, non era semplice. Però io lo stesso, nessuno. Cioè non è facile guardare, ma il rigore di Carpani, riceve un calcio mentre corre quello, l'avversario, riceve prima il calcio e poi gli frana addosso, per cui io sono contento pure di tutti, voglio dire, è normale che tutti, compreso me stesso, possiamo fare di più, e quel di più non vuol dire solo correre e fare gol, quel di più vuol dire stare sempre con la testa sul pezzo e non farci adesso non fare dei conti che servono a poco. Certo. Benissimo, direttore Fagiano. Non vi sento più. Rispondo a te. Non vi sento più, non vi ho sentito. Pronto, scusi. Pronto? Sì, adesso sì. Ok, direttore, sono Sabina Rossi e sono anch'io in studio. Ci sono tantissimi utenti, tantissimi tifosi che scrivono in maniera positiva, che la salutano con tantissimi, con cornici di cuori rosso-azzurro. Intanto Stefano ci scrive: direttore Fagiano, sei il numero uno. Mentre in maniera molto umoristica il nostro amico Antonio 64, che è anche un nostro affezionato, ci scrive allora Antonio Sala, direttore Fagiano, lo dica a tutti che lei non è un portafortuna, altrimenti il suo Bari avrebbe 20 scudetti, in maniera molto umoristica. Alberto Moggeri ci scrive: buonasera a tutti, carissimo direttore Fagiano, aspetti mi sono confuso un attimo, un abbraccio al direttore sportivo Daniele Fagiano, non era facile ad Avellino alla luce degli uomini contati che avevamo, testa ora alla Coppa Italia, vinciamo pure quest'altro derby col Trapani, saluti da Alberto Maugeri.
Dopo Alfio Di Stefano, su muro di Calcionate i commenti in Casa Rossa Azzurra, Antonio Costa scrive un abbraccio sincero al direttore Faggiano che mi ha accolto ad Assisi offrendomi un caffè. Direttore, prima di tutto per la sua persona, secondariamente per il Catania, di cui lei è il simbolo e condottiero. Le auguro con tutto il cuore una pronta e completa guarigione. Forza Catania e forza Faggiano. Intanto grazie, mi fa molto piacere, però io rappresento una società che mi ha voluto, mi ha cercato e sono contento di essere qui. Come ho detto il primo giorno, la categoria conta poco, per cui io cercavo una situazione lavorativa che non badasse la realtà della categoria, badasse al sodo, nel senso che il seguito del Catania penso che non ha categoria, e questi messaggi mi fanno solo del piacere del umano. E poi il calcio si sa, si vince, si perde, però io sono questo, nel bene e nel male, per cui mi dispiace ogni tanto quando c'è delle critiche, ma non costruttive, tanto per, per cui società abbiamo fatto salti mortali. E noi che siamo a Catania ci mettiamo la faccia e stiamo sempre attenti al minimo particolare. Ripeto, mi fa piacere questi messaggi e sono contento. Questo è il mio carattere, per fortuna è l'educazione che ho avuto, e anche se a volte l'educazione, quando vengo espulso, lascia il tempo che trova, però non certo quando mi vengo espulso non sono mai educato. Un'ultima domanda anche molto carina, direttore, da Mauro Vaccaro. Direttore, mi regala la sua giacca verde portafortuna? Voglio sbancare il Super Enalotto. Quando perdiamo le gambe, le giacche, ci potrebbe stare, dai. Se viene, volentieri. Direttore, torniamo un attimo all'aspetto sportivo. Domani questo incontro bis con il derby col Trapani, che lei in realtà che lei conosce benissimo. E Coppa Italia, il mister nella clip che la società ha distribuito tramite il responsabile della comunicazione Angelo Scaltriti ai media parla di un impiego più cospicuo di giovani. Vuol dire che oltre ai forti Allegra ci sarà anche possibilità di vedere qualche altro ragazzo della primavera? Ci dovrebbe stare, perché sì. Purtroppo, come avete detto pure all'inizio della missione, siamo contati, difficilmente qualcuno recupera per domenica e non possiamo rischiare, capita proprio in un periodo dove siamo corti, non possiamo rischiare di diventare cortissimi. Una domanda le faccio, direttore. Sì, prego. La fortuna sull'infortunio. Certo. Una domanda tecnica riguardo la Coppa Italia, bisogna attingere No. Anche ai fuori rosa, dici, no? Ecco, le volevo chiedere, no, i fuori rosa no, le volevo chiedere se c'è il vincolo della lista come nel campionato, o se diciamo c'è più libertà, non so, ad esempio pescare un Privitera, un Corallo che hanno i contratti da professionisti che non sono inseriti sì, in lista. Sì, si può fare, benissimo, ok. Si può fare. Scusi se l'ho anticipato, però. No, giocheranno tanti giovani. Vedremo pure certo. Che giocato meno di farlo certo. Giocare, però non certo andiamo di sconfitti, perché poi dopo le partite così possono nascere delle sorprese. Bene. Un'ultima domanda, questa è simpatica, da Totuccio Rossi, che però non è un mio parente. La verità è solo una, che in campo ci vorrebbero 11 Faggiano. Sì, però con un fisico diverso. Vabbè. Anche se il direttore Faggiano un tempo disse vorrei 11 Castellini. Ah. Questa sì, me la ricordo sì. Benissimo. Sì, ma io vorrei 11 di tutti. Di tutti. Perché vuol dire che siamo di più. Allora possiamo occupare più il campo, invece adesso siamo uno meno di tutti, perché ci stanno falcidando questi infortuni, analizziamo tutto, però nel tempo penso che recupereremo quasi tutti a breve, tranne di Tacchio, che ce l'avrà fino a gennaio sicuro, anche se dopo Avellino è tornato con noi con la squadra.
e sta già qui, si sta allenando, ecco. Come ieri mattina alle 8:15 era già ad allenarsi, per cui sulla professionalità di Tacchio e sul recupero forse di qualche settimana in meno rispetto agli altri, ci spero. Ah, certo. E invece di Sturaro abbiamo possibilità di qualche minutaggio già nelle prossime gare? Speriamo. Però non penso con la Navese, vedremo. No, certo. Benissimo. Se vabbè. Permette, se ha ancora qualche minuto a disposizione, facciamo sì. Fare qualche domanda dai nostri ospiti che sì. Sicuramente avranno voglia e volontà. Prego, dottore Mirabella. Sì, direttore, buonasera. Buonasera. Volevo, non voglio metterla in imbarazzo, e quindi ci giro un po' attorno. Questa estate all'improvviso c'è stato un dato di fatto oggettivo, un piccolo blackout a livello societario che ha comportato, di quello che abbiamo capito, non solo che non si è potuto, diciamo innanzitutto che non si è potuto completare la squadra come forse era nei progetti, in fondo lo stesso Toscano lo ha detto che non era stato potuto essere completata. Inoltre un punto di penalizzazione che al di là dell'aspetto morale ha anche una ricaduta immediata. Abbiamo visto che con un punto oggi saremmo quarti e quindi è molto sì. Importante. Ma quel blackout che a noi tifosi ha preoccupato molto, quindi ripeto ci vado un po' alla larga, ma possiamo considerarlo un incidente di percorso o è un campanello d'allarme che potrebbe avere una ricaduta anche nell'imminenza, anche nel prossimo mercato, per esempio quello di gennaio? Ma io penso sia stato un blackout momentaneo, non ce l'aspettavamo nessuno, quelli della società, però ci siamo guardati in faccia tutti, il mister in primis, perché in questi casi no, qualcuno sarebbe voluto scappare tra il mister e io e qualcun altro, però da parte loro siamo dati una mano e abbiamo detto uno per tutti, tutti per uno. E siamo, c'è stato vicino tanto. Il vicepresidente amministratore Carlo Grella ci ha dato quella carica che ci serviva e noi forse l'abbiamo data a lui. Grazie. Bene, anche una domanda da parte dell'avvocato Lorenzo Pucci, direttore. Direttore, buonasera. Innanzitutto mi complimento con lei perché l'essere così sanguigno sembra che lo abbia trasmesso ai suoi giocatori in campo. Anche nella condotta di gara successiva a quell'evento che ha visto protagonista D'Andrea, anche questi episodi servono a trasmettere alla squadra quella vis pugnandi, quella forza di combattere, e i giocatori scelgono anche di difendere il proprio allenatore, il proprio dirigente, anche con nel momento stesso in cui lui viene espulso, l'unico modo per difenderla è la prestazione. Ho visto che i ragazzi hanno risposto presente, quando lei c'è in panchina obiettivamente sotto il profilo dell'approccio mentale vedo una diversa predisposizione. La domanda invece è questa, come mai, fermo restando che gli infortuni nel corso di un campionato sono la normalità, come mai così tanti infortuni contemporaneamente? Siamo capitati in un periodo sbagliato, perché secondo me i ragazzi lavorano tanto, si impegnano e tutto, si è fatta un tipo di preparazione, un tipo di preparazione alla settimana dove ci vuole tanto impegno e tanto sudore. Qualcuno a volte ha avuto già degli infortuni che può darsi, però questo lavoro io spero ci porti in avanti ad arrivare prima degli altri, nel senso di corsa, di corsa e di intensità. È normale che quello che mi ha preoccupato di più era che ci hanno falcidiato tutti nello stesso ruolo, no? Perché i tre centrocampisti che ci mancano da un paio di mesi non ci hanno aiutato. Sturaro è un infortunio da scontro, c'è stato un fallo su Sturaro, ma c'entra qualcosa il campo di allenamento oppure? No, allora io volevo togliere un attimo, perché se no si parla sempre sì, infatti, per questo l'ho di fatto. Queste cose. Ci sono squadre in Serie A, io sono stato, grazie a Dio, in squadre in Serie A dove avevamo 7 campi, ma altre che ne avevamo uno, oltre allo stadio, per cui non cambia niente. Può darsi che può cambiare un po' le misure, però non è che è un problema, cioè, questo problema in Italia lo abbiamo tutti, la maggior parte delle squadre,
perché ancora adesso se andate ad analizzare tutte le squadre di Serie A, non tanti hanno il centro sportivo, soprattutto al sud. Forse giustamente voi eravate abituati bene, io non mi sono trovato in quel periodo, si poteva lavorare diversamente, però penso che c'è pure un fatto proprio di, non di predisposizione, perché molti non avevano mai subito questi infortuni, perché gli infortuni sia di De Rosa che di Ritacchio sono infortuni che non dipendono dalla preparazione, dall'allenamento. Poi c'è qualcuno che può dipendere da degli sforzi che sono fatti in maniera, non dico esagerata, però in maniera che qualcuno si è potuto fare male, ma non c'era un sentore che si potesse fare male, perché quando c'è il sentore cerchiamo di evitare di fare dei sovraccarichi. Bene, una domanda anche dal professor Tino Lavecchia. Tino, veloce, gentilmente. Sì, sì, buonasera direttore. L'anno scorso, okay, quando le cose non andavano bene, ho avuto modo di, era ospite da noi Vincenzo Grella, ho avuto modo di dire, per sistemare il Catania ci vorrebbe Daniele Faggiano. Ne sono più che convinto. È giusto. Dottore, Beggente, no, ma ne sono più che convinto, e ha dato prova di grande signorilità durante il momento dell'espulsione, quando ha cercato di dare la mano al dirigente dell'Avellino e questi gliel'ha scostata in maniera brusca, per non dire maleducata. Quindi questa è Catania che vogliamo. Abbiamo degli amici in comune con quella persona, mi sono meravigliato che quella reazione spropositata, per cui lui si lamentava che io mi alzavo, oppure che mi lamentavo con De Cristofaro che era quattro volte sulla linea del pallone laterale e diceva è fuori, ma la palla non era mai uscita. Dice no, tu devi stare zitto. No, io non mi sto zitto, se devi rompere ai miei giocatori che stanno cercando di attaccare o di difendere, mi dà fastidio. Però, sì, ma lei ha dimostrato grande signorilità. Il dirigente dell'Avellino un pochettino di meno. Vabbè, tanto pazienza. L'importante che abbiamo fatto un'ottima partita, a me quello interessava, che tornassimo con dei punti e con una testa pure diversa dall'Avellino, perché ci ha dato tante certezze. Spero che continuino già da domani e poi con la Cavese. Bene. Grazie direttore. Enzo Stroscio, penso che sia arrivato il momento di salutare il direttore, magari vuoi chiudere tu con qualche parola? Io al direttore voglio dire che lo voglio vedere sempre con la grinta in forma, nonostante che le cure che fai non sono da influenza, come ho avuto io 4 giorni di influenza, quello che fai tu è molto più importante, e ti aspetto, ti aspettiamo qua in studio. Volentieri, appena potrò, volentieri. Perché ti abbracciamo con tutti gli amici, sono molti, specie dal fuori Italia, che ci scrivono, che ci seguono, perché è chiaro, una persona come te è una persona che è un bene comune che tu devi condividere con noi e con tutti i nostri amici tifosi e non sportivi che ci seguono. Quindi ti aspettiamo, Daniele. Grazie a voi, forza Catania, un abbraccio gentilissimo. Grazie. Buonasera direttore. Grazie direttore, buonasera. Grazie. Naturalmente ringraziamo il Catania Football Club e ringraziamo Angelo Scaltriti, responsabile della comunicazione del Catania, per questo momento di incontro col direttore, anche se telefonico, ma magari sarà propedeutico a un incontro qui negli studi e in una prossima occasione, come già annunciato dal direttore Enzo Stroscio. Abbiamo pochissimi minuti e magari andiamo a completare il settore delle grafiche e vediamo, mi sembra che fossimo rimasti al prossimo turno. Vediamo un attimino cosa ci riserva, chiaramente esclusa la Coppa Italia che si svolgerà fra domani e dopodomani. Su 5 partite. Eccolo qua, 17esimo. Ma porta fortuna. Noi non giochiamo di venerdì, no? No. Benevento da Cecerignola, Foggia Crotone, Latina Picerno, Altamura Trapani, Catania Cavese, Casertana Potenza, Juventus Next Generation Taranto, Turris Messina, Monopoli Avellino, Sorrento Giuliano. Ecco, benissimo. Regia, abbiamo qualche altra grafica interessante da vedere? Non so, goleador, ammonizioni. Va bene, non lo so, così. Penso che ci sia qualche altra cosa, magari.
Ah, l'intervista. Ecco, avevo dimenticato, siccome abbiamo intervistato parecchia gente, ve l'ero dimenticate. Andiamo allora o col mister o con Stoppa, a vostro piacere. Toscano, mister, c'è un po' di rammarico effettivamente dopo una partita così, per voi un punto d'oro, considerato come vi siete presentati, le defezioni, però c'è il rammarico sia per una vittoria che sembrava a portata di mano, ma anche forse per qualche sbavatura difensiva, due gol che sono sembrati quasi identici, troppa libertà a Redan da una posizione centrale, diciamo, qual è la sua analisi? Guarda, ho visto i ragazzi rammaricati per quello che hanno fatto, per la prestazione che hanno fatto, volevano fortemente la vittoria, non è arrivata, è arrivata una grande prestazione, perché oggi la squadra ha fatto una grande prestazione, per come siamo arrivati, noi non troviamo mai giustificazioni, ma ci concentriamo sui ragazzi che abbiamo a disposizione, perché abbiamo tanta fiducia in loro. Hanno fatto una partita di grande atteggiamento, di grande qualità, perché hanno messo sotto l'Avellino in parecchie circostanze, contro una squadra forte, un campo difficile. Il rammarico c'è, magari il primo gol, la punizione, magari con un po' di mestiere ti metti davanti, non la battono velocemente e non trovano quello spazio. Il secondo ci mette un po' di mestiere, sei più a contatto dell'avversario, non... Però sull'atteggiamento sono contentissimo. Poi sulle cose potevamo fare meglio, ci lavoreremo come abbiamo sempre lavorato. Noi, io e lo staff lavoriamo tanto sull'aspetto mentale, perché crediamo che sia quello che smuova tutto. E oggi dal punto di vista mentale la squadra ha risposto alla grande. Mister, prima di collegarci con lo studio, le chiedo un'altra cosa telegraficamente. Ovviamente scelte obbligate. Solo a destra lei rifarebbe la scelta di Carpani, che ha avuto qualche difficoltà oggettiva nel primo tempo, anche se si è sacrificato molto? Assolutamente sì, perché è stata una soluzione che abbiamo dovuto inventarci nella rifinitura, per mettere a proprio agio il calciatore, che in un ruolo dove si doveva adattare era meglio farlo giocare nella sua fascia di competenza piuttosto che a piedi invertito, dove Raimo ha ricoperto quel ruolo per tanto tempo nella Carrarese. Telegraficamente da studio. Bene, siamo rientrati. Un attimino, tanto per mettere un focus sulla situazione, di una delle domande che abbiamo fatto al direttore, abbiamo parlato dell'esordio di Parecchi primavera, no? L'esordio, l'impiego, la convocazione, quantomeno, no? E lui ci ha anticipato sul discorso del no ai fuori rossa, lo ha detto chiarissimamente, sì. No? Lo ha detto in un momento, poi si è scusato per avermi scavalcato, questo per rispondere, sì, alle, no, tante, per rispondere domande. Tante, questo significa, alle tante domande, significa che glielo chiedono spesso, se lui già subito si aspettava questa ovvio, domanda. Anche qua ovvio. Sono arrivati i messaggi, sì, proprio, sì, su quindi questo. Ho puntualizzato questo aspetto proprio per diciamo rispondere a tanti, anche perché è una discussione che è uscita parecchie volte, sì, anche in abbiamo altri, altre interviste, in altri ambiti. C'è Andrea, c'è il nostro di giornata, che diciamo ha fatto il gol, perché ha fatto un'incornata, un inserimento, il controcross di Verna, diciamo sei stato bravo, tra l'altro è anche il primo gol credo in campionato, se non vado errato, magari ci direi pure a chi lo vuoi dedicare, se lo vuoi dedicare. Ma il gol, diciamo che ho premiato la grande palla che ha messo Luca Verna, e quindi sono stato bravo a prendere in terzo tempo il difensore e ho incornato sta palla ed è entrata. Poi come hai detto tu, è il primo gol stagionale, mi sono sbloccato, sono contento, spero di farne ancora di più, e questo gol lo dedico alla mia famiglia che c'è sempre per me, c'è sempre stata, e niente, lo dico a loro. Senti Filippo, lo dicevo prima in diretto, ho avuto la sensazione che forse sarà per le varie defezioni che avete avuto, vi siete presentati, contati, sei panchinari, abbiate dato forse tutti, al di là degli aspetti tecnici, tattici, ma qualcosa in più proprio dal punto di vista del cuore, della personalità. È vero questo? Ed è, poi ti chiedo anche se è vero che magari si poteva fare meglio in occasione dei gol subiti, forse solo lì si è dato un po' di troppo spazio a Redan, considerate le caratteristiche di Redan. Ma lo sai cos'è, che quando prendi gol si può sempre fare meglio, però sono situazioni di gioco che uno deve analizzare durante la settimana e cercare alle prossime partite di non subire questi gol che abbiamo subito. Poi come hai detto tu, contati, non contati, chi va in campo sono tutti uomini, questa squadra è una squadra con due palle enormi, e quindi secondo me siamo una grande squadra, un grande gruppo, e dobbiamo continuare tutto sotto con questo aspetto di gioco, con questa voglia, con questa cattiveria, potremmo levarci grandi soddisfazioni.
Senti, le tue caratteristiche, tu è chiaro che rimarcavamo, hai giocato molto vicino a Inglese, diciamo, cosa era, mi sarà confermato una difesa a tre, cambiando magari, adattando anche qualche uomo. Tu hai giocato rispetto a Luperini, che poi hai fatto spazio, hai giocato un po' più vicino a Inglese, giusto? Sì, 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 è giusto come l'hai analizzata tu, abbiamo giocato col tre quarti e due punte, quindi tre attaccanti molto vicini, il mister ci chiede di giocarci palla, che abbiamo qualità per far male agli avversari, quindi giocandoci palla, essendo più vicino alla porta, possiamo realizzare gol. Eccoci qua, rientrati, mi premeva dire un'ultima, mi sembra che è saltata la risposta alla domanda da studio di mister Toscano. Benistrano ha chiesto, ha ottenuto poi risposta, sul fatto che finalmente si fosse data incisività sulle tante palle inattive che guadagna il Catania. Proprio in questa occasione, direttore, una cosa da noi spesso invocata, no? Un terzo dei gol arriva grazie alle palle inattive, non succedeva al Catania, ma ad Avellino, ad Avellino qualcosa è cambiato, il mister ne era soddisfatto. Ma non solo, qualche tiro in porta in più c'è stato. Quello sembra, sì, sì. Appena la palla comincia a entrare in porta, ci ha sentiti. Io e Sabine lo diciamo almeno da due anni, quest'anno proprio stoppa, tira in porta. E ricordate che l'azione del gol nasce da un calcio d'angolo molto molto particolare. Sì. Perché era un calcio d'angolo ravvicinato. Lui colpisce la traversa sulla ribattuta, Verna rimette al centro e D'Andrea in sacca di testa. Sì, ma lui ha tirato in porta. Peraltro, se avessero tirato di più nel primo tempo, il portiere aveva il sole negli occhi. Io ricordo un passaggio indietro con palla lentissima, lui ha mancato lo stop e la palla è finita fuori. Se fosse stato all'altezza della porta, quella palla lemme entrava in porta. E hanno tirato poco nel primo tempo e il portiere aveva il sole in faccia. Era un disastro quel sole davanti agli occhi. Però non hanno tirato mai, eccetto un tiro di stop. Sì. Infatti. Poi volevo ricordare che domani ci sarà una giornata dedicata alla donna con un posto occupato. Sì. E ci sarà la Santuccio. La Santuccio. Tutte le donne, la campionessa nostra politica. Sì, c'è una targa proprio messa sullo schienale di questa poltroncina a imperitura memoria, diciamo, di questa giornata. Assolutamente. È importante. E anche se l'hanno detto nella clip di Sky degli highlights, ricordiamo che c'era il 44esimo anniversario del disastroso terremoto dell'Irpinia nella giornata della che fu veramente un enorme problema nazionale, perché ci fu un inverno rigidissimo e in migliaia dovettero vivere fuori casa e quant'altro. Ne ricordiamo tutti benissimo, specie quelli che abbiamo i capelli bianchi. E quindi siamo arrivati alla fine, domani appuntamento alle 20 puntualissimi per Studio Stadio Live, ci sarà, l'abbiamo già detto tante volte, Catania-Trapani, Coppa Italia, e questa sarà l'ultima volta che giocheremo in casa, perché poi qualora andessimo avanti il prossimo turno sarà in casa della vincente già predisposta. Penso che ci rivediamo sabato, no? E poi sabato c'è la gara di campionato, quindi sabato. settimana ricchissima assolutamente. Quindi per stasera è tutto, cominciamo a fare il giro di chiusura. Io comincio da Sabina Rossi, che come sempre mi affianca nella conduzione del programma. Grazie Sabina. Sono molto contenta e soddisfatta di questa bellissima trasmissione oggi, anche prima di tutto perché abbiamo parlato con il nostro direttore Faggiano, certo. E poi perché veramente ci hanno raggiunto tantissimi utenti, tifosi, non tifosi, con cuori azzurri e rossi. E quindi è una grande Gli unici cuori che conosciamo, rossi e azzurri. Rossi e azzurri, i nostri cuori praticamente. Buonasera, alla prossima. Grazie al dottore Santino Mirabella. Grazie, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao Tino. E grazie a Lorenzo Pucci, all'avvocato grazie Lorenzo Pucci. Grazie a voi dell'invito e alla prossima. Buonasera professore, buonasera direttore. Direttore, ciao. Con te l'appuntamento è per domani, in diretta ci sarà il commento di Catania-Trapani, Coppa Italia. Ricordiamoci che con Lorenzo Pucci dobbiamo fare un discorso quanto prima su Torre del Grifo, perché siamo ormai agli sgoccioli di questa kermesse storica, ormai è peggio della storia di Gilgamesh. Qua ormai non si sa più come va a finire.
Quindi è un argomento che dobbiamo riprendere. Assolutamente, a disposizione. Grazie. Questo è un invito a ritornare, caro. Grazie, avvocato. Un invito al ritorno per Lorenzo Bucci. E grazie a chi non deve tornare, perché qui è sempre di casa, ovvero a Tino La Vecchia. Tino. Grazie a voi per la bella serata, un abbraccio a tutti e buona serata, un prosieguo di serata che sia sereno. Grazie a tutti e forza Catania sempre. Sempre, grazie Tino anche a te. Allora siamo davvero in chiusura, Vincenzo La Corte vi ringrazia e vi dà appuntamento a domani. Questa era Calcionati i commenti Casa Rossa Azzurra, a domani con Studio Stadio Live, sempre da Globus Television. Grazie e buonasera. Questo programma è stato offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.